caccia, ai cannoni, ai missili, ai blindati, agli armati, queste cose. Sono benefici, quello che chiamiamo armi. Quindi pistole, fucili, uccidono. Se sono automatici, quelli appunto tipo militari, se sono semi. Questa lunga tradizione appunto di produzione di queste armi, secondo l'Italia è il paese delle armi, perché di fatto avete degli stessi produttori di armi, il principale produttore di armi comuni, cioè armi da difesa personale, per il tiro sportivo e per la caccia, il principale produttore europeo di queste armi, ed è uno dei primi 3-5 a livello mondiale. L'Italia, qui entriamo in due argomenti poco conosciuti, l'Italia è il paese delle armi per la facilità con cui si può acquisire una licenza per armi, di cui nessuno parla, tranne noi la Spezia e un po' di amici, ecco, e alcune associazioni. Che cosa succede? Succede che la Spezia ormai 12 anni fa hanno inventato una cosa che si chiama Sea Future, il futuro del mare, bellissimo nome, no? Una rassegna che era presso l'ente fiere della Spezia per promuovere la sostenibilità del mare, l'economia blu, il parco delle Cinque Terre, immagino lo conosciate, insomma, tutte queste cose, della sostenibilità marina. A un certo punto hanno capito che sì, gli affari funzionavano, ma bisognava dare una spinta a questi affari. Ma soprattutto hanno capito una cosa, che la nostra marina militare ormai ha ricevuto più di 7 miliardi di euro di fondi pubblici per rinnovare il parco macchine, cioè per rinnovare le navi. Danno a portare le nuove fregate militari, i nuovi sottomarini, avanti, avanti, avanti. E quelli vecchi cosa ne facciamo? O li lottamiamo o li vendiamo. E allora l'idea è nata l'idea, no, di risistemare, no, queste navi militari e così cominciare a renderli, uso una parola in disuso ma tanto per farmi capire, al paese emergente, il paese del terzo mondo. Perché così intanto cominciano a impratichirsi anche loro. Nella lotta contro la pirateria abbiamo usato la Cavour, che era una porta aerea, insieme con altre, una fregata, una nave d'appoggio, la Etna, per andare ancora il governo Letta,